Buongiorno a tutti, per il lavoro di oggi andiamo a fare questa mini renna che è di una delizia quasi sconvolgente. Io l'adoro, quanto è buona, Madonna, tenerissima. Vabbè, bando alle ciance, per fare la renna ci servono tre colori. Il colore base che potete fare come vi pare, i zoccoli marroni e le corna possibilmente un colore chiaro. E niente, basta. Per quanto riguarda il colore base, 50 grammi. Precisi, precisi, è avanzato questo. Guardate, questo è avanzato. La sto facendo in acrilico con l'uncinetto numero 3. Ci vediamo al tutorial. Ciao ragazze. Per l'arenna io uso questi due. Questo aranciato mi piace tanto. So che faccio, ci faccio l'arenna. E il marrone è un po' bruciacchiato per le corna, va bene. Allora, progettino veloce veloce, che tutte lo che te pare che tutte possiamo fare tranquillamente. Quindi io direi di iniziare con carta, penna e calamaio come al solito per fare la prima parte della testa, ok? Quindi facciamo la prima parte della testa che sarà formato da questo schema. Testa, testa. Vai. Allora, cerchio magico, 6 maglie basse, 6 aumenti. Siamo a 12. Una maglia bassa e un aumento, 18. 2 maglie basse, un aumento, 24. 3 maglie basse, un aumento, 30. 4 maglie basse, un aumento, 36. E poi facciamo 6 giri da 36 maglie basse. 6 giri da 36 maglie basse. A questo punto poi facciamo il giro numero 13, che sarà 4 maglie basse e una diminuzione, 30 punti. Questa è la parte dietro della testa. Via. Allora, il muso della renna. Ripetere i giri da 1 a 2, 3, 4, 5, 6, da 1 a 6. Quindi arriviamo a 36 maglie basse e poi facciamo il giro 7 che sono 5 maglie basse e un aumento e quindi siamo a 42. Di questi 42 maglie basse andiamo a fare 5 giri da 42, poi facciamo 5 maglie basse, una diminuzione e arriviamo a 30 e a 36, scusate, e poi 4 maglie basse, una diminuzione e arriviamo a 30. Fine. Avanti. Allora, la testa è quella più piccola e il muso è quello più grande. Mettiamo da parte. Adesso facciamo le orecchie. Orecchie. Qua. Allora, orecchie. Fare le orecchie facciamo 6, 18, 24, 30, 36. Sempre questo pezzo iniziale fino a 36 maglie basse. Fino a 36. Poi andiamo a fare 2 giri per 36, 2 per 36, poi facciamo 4 maglie basse, una diminuzione, arriviamo a 30, 3 maglie basse, una diminuzione a 24, 2 maglie basse, una diminuzione, 18. Ok? E queste sono le orecchie.
Lo schema del corpo della renna è così composto. Corpo. Allora, cerchio magico, 6 maglie basse. 6 aumenti, 12 maglie basse in totale. Terzo giro, una maglia bassa, un aumento, 18. Quarto giro, 2 maglie basse, un aumento, 24. Quinto giro, 3 maglie basse, un aumento, 30. Poi, sesto giro, 4 maglie basse, un aumento, 36. Settimo giro, 5 maglie basse, un aumento, 42. Poi abbiamo anche un ottavo giro di 6 maglie basse, un aumento, 48. Poi abbiamo 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 5 giri da 48. Ok? 5 giri da 48, quindi siamo al giro da 9 a 14 in questo caso. Poi il giro 15 invece sarà di 7 maglie basse e un aumento, quindi 54 punti totali. Poi 16 a 18, 54 maglie basse, quindi 3 giri. Ok? Ci siamo fino a qua, spero di sì. Poi andiamo in chiusura, quindi abbiamo il giro 19 dove andremo a fare 7 maglie basse, una diminuzione, 48. Poi il giro 20, 6 maglie basse, una diminuzione, 42. Il giro 21, 5 maglie basse, una diminuzione, 36. Sì, no, 42, scusate, no, 36, ci ho detto bene, 36. Poi giro 22, 4 maglie basse, una diminuzione, 30. Il giro 23, 3 maglie basse e una diminuzione, 24. E poi il resto, 20, il giro 24, 2 maglie basse, una diminuzione, 18. Poi il giro 25, una maglia bassa e una diminuzione, 12. Dopo che abbiamo 12 punti sul lavoro, chiudiamo ad ago. Ok? Spero che abbiate scritto tutto. Ve lo metto un po' più, con, non so, lo metto così un attimino, così voi copiate e andiamo avanti col lavoro. Allora, prima di procedere con il resto, non si chiude! Prima di procedere con il resto del lavoro, assembliamo un attimino muso e testa. Quindi prendiamo il filo del muso o della testa, tanto sono 30 punti e 30 punti, e quindi facciamo la cucitura, quella proprio classica, punto su punto. Ok, prendiamo un punto della testa, un punto del muso. Perché questo muso lo dobbiamo ancora imbottire molto bene. Quindi facciamo questa cosa. Allora, questa cosa sembra una cosa senza forma in questo momento, però poi alla fine viene molto carina. Voglio prendere un altro ago, però, perché questo è troppo lungo, non mi va bene, scusate. Chiedo scusa per lo scuro delle unghie, ma è una botta che ho preso, quindi è livida, non è sporca, quindi chiedo scusa, quindi onde evitare messaggi poco piacevoli di gente poco educata, avverto che c'ho un dito malato, cioè ho preso una botta. E quindi
È livido, non è sporco. Perché anche questo mi sono sentita dire. Benissimo, continuiamo a fare questa operazione per almeno tre quarti di giro. Call center tutte le ore. Ok, continuiamo a fare questa operazione. Come ho detto, per tre quarti di giro. Sinceramente, sto filo è un po' corto. Quindi adesso onde evitare che poi mi ritrovo con poco filo, fisso il filo da una parte. E continuo la cucitura col filo dell'altro pezzo, del pezzo della testa. Eccolo qua. È un po' cortino pure questo, però vabbè. Quindi riprendo di qua. Quando sono arrivata a chiudere circa tre quarti di lavoro, ecco qua, imbottisco per quanto posso questo pezzo di lavorazione. Ok. Quindi finisco di cucire. Ok, finito di cucire, abbiamo la parte più cicciosa che è questa qua, che è il muso, e la parte meno cicciosa che è la testa. Vedete? Sembra tipo un ippopotamino. Allora, a questo punto, qua ci dobbiamo andare a inserire gli occhi. Io prendo un 14, 14 sono grossi? No, no, perché la renna ha gli occhioloni. Benissimo, decido un attimino. Proprio sulla cucitura vanno messi gli occhi, eh? E li mettiamo così all'incirca con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punti di distanza. Mettiamo gli occhi e poi li fissiamo con la colla. E questo è il musetto della renna, che poi andrà cucito, vi faccio vedere, a questo corpo in questa posizione. Dopo vediamo come andrà messo. Va bene? Prima dobbiamo fare le zampe. Dobbiamo metterlo in questa, anzi, diciamo più così, più verso il cerchio magico, ma leggermente spostato così. Va bene, però prima facciamo le zampe e poi facciamo il resto. Però volevo un attimino vedere com'è la situazione. Bene. Adesso facciamo le zampe
sempre facendo il nostro lavoro di schema e facciamo le zampe dietro, ok? Allora, cominciamo con il marrone più scuro per lo zoccolo, quindi zampe dietro e iniziamo con il marrone scuro. Facciamo sempre cerchio magico, 6 maglie basse, 6 aumenti, una maglia bassa, un aumento, 2 maglie basse, un aumento e siamo a 24 maglie basse. Dopo fatto un giro di 24 maglie basse, facciamo 24 maglie basse in blu, quindi prendendo l'aletta esterna. Poi andiamo a fare 6 7 8 9 10 5 giri da 24 maglie basse. Cambiamo colore al colore del corpo, cambio colore. Ok? Cambiamo colore, facciamo 2 maglie basse ed una diminuzione, quindi avremo 18 punti. Poi andiamo a fare 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 9 giri. 18 maglie basse. Ah, scusate, c'è stato un attimo di panico. Dicevo, cambiamo il colore, facciamo 2 maglie basse, una diminuzione, abbiamo 18 punti, 9 giri da 18 punti. Facciamo 2 zampe, ovviamente. Zampe dietro per 2, è ovvio. Va bene? Allora, zampe anteriori. Facciamo sempre col marrone scuro, partiamo scuro e facciamo 6 12 18, quindi cerchio magico, 6 maglie basse, 6 aumenti e sono 12, una maglia bassa e un aumento e arriviamo a 18, poi facciamo 5 6 7 8, 4 giri da 18, scusate, no, prima un giro in blu, un giro blu da 18, ok? E poi sempre 5 giri per lo zoccolo, 5 giri da 18 in marrone, va bene? Cambiamo colore, cambio colore e andiamo a fare 4 maglie basse e una diminuzione e arriviamo a 15 punti. E facciamo 10 giri da 15 punti, da 15 maglie, va bene? Ci siamo? Praticamente è come lo zoccolo, come la zampa di dietro, solo la zampa di dietro arriva a 24 e quella davanti arriva a 18. E c'è il cambio colore, 4 maglie basse e una diminuzione per 15 e diventano 15 e 10 giri da 15. E abbiamo finito l'arena, però no, mancano le corna, corna bianche. Ok, pure l'altra zampetta è stata fatta. Prima di fare le corna, diciamo sta creaturella dolcissima. Allora, intanto per cominciare, la prima cosa da fare è cucire le 4 zampe. Quindi posizioniamo le, vediamo, allora facciamo tutto da capo, eh? Allora, il corpo della renna va cucito con un pochino di inclinazione, in questo modo, così. Le 2 zampe di dietro vanno cucite in questa maniera, quindi partendo dal dietro e facendole venire in avanti, queste qua. E le 2 zampette davanti vanno cucite proprio qui davanti, così, attaccate in questo modo, va bene? E l'imbottitura delle zampe davanti va fatta
fino allo zoccolo. Questa parte deve rimanere morbida, altrimenti si alzano e non vi si regge in piedi. Quindi andiamo a cucire questa prima parte della nostra piccola renna baby, che è un amore, devo dire, sinceramente. Allora, cuociamo le due zampe di dietro che io ho posizionato già in questo modo. Quindi prendiamo il corpo e i due lati della zampa. Se voi volete, potete anche cucire direttamente prima di fare la cucitura al corpo. Potete anche cucire, diciamo, i due lembi. Se vi trovate un po' meglio, vedete voi, insomma. Io lo cucio direttamente così. Metto anche un puntino laterale, proprio un puntino qui, per tenere la gamba un po' attaccata al corpo. Ok, la parte più rognosa è però quella più che rende il pupazzo alla fine bello è la cucitura. Quindi cerchiamo di fare una cucitura fatta bene. Così, e poi fisso anche la base con un puntino laterale alla zampa, ecco, in modo che rimanga un pochino aderente al corpo. Bene, togliamo gli due o tre puntini di sicurezza. Questa è la prima zampetta finita. Adesso cucio l'altra zampa. Ok, allora facciamo la cucitura delle due zampe davanti. Che, come ho detto, vanno posizionate proprio toccando lo zoccolo a terra e cucite attaccate al corpo così, dritte dritte, dritto per dritto. Anche qui metto un puntino laterale che, anche se non serve effettivamente, però tiene sempre la gamba più attaccata al corpo, poco poco, è un puntino a 1 centimetro dalla cucitura, niente di che. Ok, e chiudiamo qua. Vado a cucire la seconda zampa. Ok, la base corpo è cucita, adesso pensiamo, scusate, alla testa. Allora, la parte del muso più grande cioè la parte più grande del muso, la parte dietro è la capoccetta. Quindi, avendo stabilito già dove dobbiamo mettere gli occhi, li andiamo ad incollare. Se li volete mettere di sicurezza, li dovete mettere prima di cucire, nel momento negli spazi della cucitura. Io preferisco incollarli. Tanto è uguale con la cioccolla aceto vinilica, tanto non si stacca niente. Ok, così. Nel frattempo che la colla si asciuga, posizioniamo le orecchie della rennina chiudendole in questo modo, facendo questa operazione con l'ago. Dov'è? Si è persa l'ago. Te pareva? Ce l'avevo qua. Più o meno. Ok, benissimo. Prendiamo un altro ago. Allora, prendiamo l'altro ago, lo chiudiamo qua.
pazienza. Io so. Allora. Aia, mi fa male sto dito. Allora, chiudiamo qui i due lembi dell'orecchia, li uniamo nell'orecchio. Li uniamo, gli diamo un puntino di sicurezza qui e dobbiamo andare ad attaccare questa parte praticamente in corrispondenza dritto per dritto sull'occhio. Datevi una regolata per quanto riguarda l'espressione della vostra renna. Allora, io per sicurezza blocco un attimino la parte piatta con un po' di colla, così, in modo che quando vado a cucire non mi si sposta. Ok? Faccio la stessa cosa per l'altro orecchio, ecco, ho ritrovato l'ago. Quindi entro qua lateralmente, chiudo con un puntino, ci metto un po' di colla qui sul piatto, sulla parte piatta e la posiziono. Indicativamente do sta pure quell'altra così. A me piace con le orecchie così larghe, tipo orecchia sventola. Voi scegliete la espressione che più gradite per la vostra renna. Quindi aspetto un attimo che questo si asciuga, queste due orecchiette. Sei simpatica. Ok, benissimo. Aspettiamo un secondo che si asciuga l'orecchio. Allora, dal momento che ci siamo, scusate, io ho messo appena adesso la colla, devo aspettare che si asciuga. Posizioniamo anche un po' di colla qui sulla parte del corpo per fissare poi la testa che poi andremo a cucire. Ok? Quindi fissiamo un po' di colla, ci posizioniamo la testa. Scegliete voi la posizione, l'espressione, un po' così, un po' più dritto. Guardate voi, ecco, io la metto leggermente con la capoccetta piegata così perché viene più simpatica. Ok? Così e aspetto che la colla rapprenda. Allora, si è asciugata bene la colla, diciamo, e quindi adesso possiamo con tranquillità fissare le orecchie alla testa. Qui, puntino puntino intorno. Si vede? Non lo so. Il fatto che abbiamo messo la colla, stiamo un po' più tranquilli e quindi possiamo fare una cucitura sempre bene, sempre buona, una bella cucitura, però insomma, abbiamo anche la colla che ci aiuta a sorreggere il pezzo, quindi basta qualche punto. Ecco qua. Pure eventualmente un secondo giro, che le parti sporgenti poi alla fine sono quelle che i ragazzini staccano prima. Così. Ok, allora facciamo, chiudiamo sto orecchiuccia e cuociamo l'altra. Ok. Questo filo lo tagliamo dopo. Prendiamo quest'altra e l'andiamo pure lei a cucire. È tutto più agevolato se usiamo un goccino di colla per fissare questo tipo di pezzi, orecchie, testa, specialmente se dobbiamo lavorare, se dobbiamo cucire su una cosa piana, tipo la testa, che non abbia appunto le stesse maglie
insomma, ecco, avete capito questo qua, sto ragionamento qui. Ok, allora adesso passiamo alla testa, quindi dobbiamo prendere un pezzo di filo. Allora, per fare la renna io ho usato 50 grammi di questo colore, mi è avanzato questo pezzetto di filo, eh? Quindi 50 grammi pari 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 pari. Allora, per quanto riguarda la testa, per quanto riguarda la testa, dobbiamo andare a prendere. Ora, intanto ci inseriamo in un punto qualsiasi del corpo. E fissiamo sto filo così con doppio puntino senza far nodo, che tanto non ci serve il nodo, oppure fate il nodo come siete proprio pratici voi. Ok, quindi poi dopo andremo a prendere, mantenendo appunto la parte, diciamo, incollata, senza tirare troppo il filo, andiamo a prendere un punto della testa così e un punto del corpo. Non tirate il filo, per favore, cioè lavorate, cucite morbido. Ecco qua. Girate tutto intorno prendendo appunto, come ho detto, una maglia della testa e una maglia del corpo. E vedete che poi, ecco qui, vedete? C'è la base di colla che ci aiuta a tenerla ferma e poi il rinforzo del filo. Ecco qua. Manca solo sotto un pezzettino. Ecco qui, ho fatto anche questo. Benissimo, ok. Perfetto, spero che le inquadrature siano buone e che sia tutto estremamente comprensibile. Questi sono i nostri lavoretti facili facili, ma di effetto. Benissimo, ecco qua l'alcetto, adesso dobbiamo fare le corna. Allora facciamo le cornine della nostra piccola mini alce baby. Facciamo un cerchio magico con 7 maglie basse, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Stringiamo non troppo il cerchio magico, lasciamolo leggermente lento e andiamo a fare 7 maglie basse in blu direttamente. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso andiamo a fare 3 giri di 7 maglie basse lavorando normale, senza blu, insomma. Quindi 21 maglie basse. 1, 2,
altri. Aia, sono bucata con la spilla. 3.18, 19, 20 e 21. Quindi 7, 3 giri da 7 fa 21 maglie basse. Benissimo. Per quanto riguarda il giro successivo, dobbiamo andare a fare 2 maglie basse. Nella maglia successiva andiamo a fare 3 maglie basse, tutte qua dentro, 1, 2 e 3. Idem per quella dopo ancora. Quindi nella prima maglia 3 maglie basse, nell'altra maglia 3 maglie basse. Ok? E poi andiamo a fare 5 maglie basse per chiudere il giro. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, 5, no scusate, 3 maglie basse per chiudere il giro, già ero andata al giro dopo io, 3 maglie basse per chiudere il giro, benissimo. Giro successivo, giro numero 6, 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, nella maglia successiva ci facciamo l'aumento triplo, quindi 3 maglie basse nella stessa, idem per la maglia successiva, 3 maglie basse nella stessa, e poi facciamo 5 maglie basse per chiudere il giro, 1, 2, 3, 4 e 5, benissimo. Giro numero 7, cominciamo con 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 maglie basse nella maglia successiva, 3 maglie basse nella maglia successiva, chiudiamo il lavoro con 7 maglie basse, chiudiamo il giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dobbiamo fare un giro di maglie basse, quindi senza aumenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quante sono? Madonna mia, 14, 15, 16, 17, 18, un giro di 18 maglie basse. Aspettate che mi rimetto il marcapunti, se no io poi mi perdo i giri. Benissimo. Quindi 18 maglie basse sul lavoro, giro numero 9, 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Poi saltiamo una maglia per 4 volte, quindi saltiamo una maglia, maglia bassa. 1, saltiamo una maglia, maglia bassa sulla successiva. 2, saltiamo questa maglia, maglia bassa sulla successiva. 3, saltiamo questa maglia, maglia bassa sulla successiva e sono 4. E chiudiamo con 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 maglie basse, gambe metà sul lavoro mio, poi non lo so, vabbè. Adesso riprendiamo, 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Saltiamo per 4 volte una maglia, quindi saltiamo una maglia, 1, saltiamo una maglia, 2, saltiamo una maglia, 3, saltiamo una maglia, 4 e chiudiamo con 3 maglie basse. Aspettate che qui ho preso l'altro lato e non va bene. Alla fine del mio giro me ne dà 2, quindi ne recupero una facendo una maglia bassa nello stesso punto e faccio altre 2 maglie basse. Ecco, abbiamo recuperato. Non so perché me ne dà 2, sul mio schema c'è scritto 3, ma si vede che mi sono mangiata la maglia da qualche parte. Va bene, giro successivo, 3 maglie basse, si rimedia, 1, 2, 3 maglie basse. E saltiamo una maglia solamente, quindi salto questa e faccio una maglia bassa e chiudo il lavoro con 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, fine della corna. Chiudo con una maglia bassissima, 3, un casino sta corna, però vabbè, dai, si capisce. Chiudo con una maglia bassissima, taglio un pezzettino di filo e vado a cercare di imbottire questa parte, vedete, è tipo una mano insomma, e vado ad imbottire questa parte in qualche modo, cerchiamo di imbottiamo, ecco qua. A questo punto, con l'ago chiudo questa fessurina così, metto un piatto e chiudo, quindi 1, 2, 3 maglie circa, e questo filo lo perdo dentro il lavoro. Allora, obiettivamente chiudere questo, cucire questo pezzetto è veramente complicato, quindi lo incolleremo con la colla a caldo come ho fatto per l'altra corna. Dietro lo richiuccio così, con la parte del dito verso l'esterno. Ci mettiamo un goccino di colla a caldo qui nella base, qui nella parte piatta, e la vado a posizionare. Ecco qua, amore santo della baby re, la baby alce. Benissimo, aspettiamo un attimo che tira la colla per bene, poi se qualcuno ha voglia di fare dei tagli due puntini di sicurezza, ovviamente si può tranquillamente fare. Dobbiamo fare l'ultima rifinitura, cioè l'ultima cosa che mi serve per dare l'espressione cucciolosa alla renna, ed è prendere un pezzettino di filo bianco, lana o cotone se avete usato il cotone, e fargli l'espressione da cuccioloso.
che sarebbe questa poi alla fine, quella che facciamo sempre, che ci contraddistingue l'espressione gucciolosa. Quindi prendiamo un filato bianco, andiamo sull'occhio. Facciamo questa mezzaluna intorno alla base sotto dell'occhio. Poi andiamo dall'altra parte. Così. Poi ripetiamo. Perdiamo il filo all'interno del lavoro e fissiamo questi due pezzettini di filo con la colla. Quanto mi piace a me questa espressione gucciolosa. Quindi prendiamo la colla liquida col beccuccio, quello sottile, mettiamo qualche goccino di colla sotto, abbassiamo la lana qui, facciamo aderire, tiriamo poco poco qua. Ok? E uno. E facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Questa più che un'arenna è un alce però, eh? Però mi piace tanto uguale. Lo baby alce. Ecco qua, vedete? Amore santo. Quanto è buona. Allora, tagliamo questi due pezzettini di filo. Ecco. E la baby alce è quasi pronta, però mancherebbe la sciarpetta. Va bene? Però è carina da morire pure così, obiettivamente. Però noi la sciarpetta ce la facciamo. Prendiamo una lana rossa o quello che vi pare, insomma, del colore che volete la sciarpetta. Allora, per fare la sciarpetta dobbiamo fare una catenella di 70 punti e fare 3 giri di mezza maglia alta, quindi è facilissimo. Allora, fatta pure la sciarpetta, io ci ho fatto anche le frangioline, possiamo mettere la nostra sciarpetta all'alce freddolosa, alla piccola alce freddolosa. E abbiamo finito il nostro lavoro, che è veramente carino, ma proprio carina, carina, carina. Va bene, spero che pure questo progetto vi sia piaciuto e seguitemi se volete. Grazie. Scusate, mi sono dimenticata la coda, quindi io prenderei, dato che non ho più filato di quel colore, a questo punto non lo so, facciamo una coda marrone. Non ce l'ho, è finito. Anzi no, un pezzettino ce l'ho, guarda, eccolo qua. Oh, vedi? Allora, per quanto riguarda la coda, è un piccolissimo lavoro. Inseriamoci al centro dietro qua, su per giù. Entriamo con l'uncinetto, facciamo una catenella. E realizziamo 6 catenelle, 5, una cosa piccola piccola deve essere 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Torniamo indietro, anzi 6 catenelle facciamo, dai. 6 catenelle e torniamo indietro partendo dalla quarta con 5 mezze maglie alte. 1, 2, 3. Sono dimenticata la coda. La coda io me la scordo sempre. E 5. Ok. Finiamola in questo modo, togliamo un pezzettino. E la chiudiamo
Molto semplicemente facendo un nodino con l'inizio del lavoro. Ecco la codina della nostra baby alce, freddolosa, e poi questo filo lo perdiamo dentro. Eccola qua. Ciao ciao.